prendere gol gli ultimi 5 minuti fa male, tanto male, perché comunque le ragazze nel secondo tempo si meritavano questo pareggio. Poi ci sta anche la vittoria, però più il pareggio, che comunque il Parma aveva fatto un gran primo tempo. Mi dispiace della nostra prestazione del primo tempo, perché non avevo chiesto quella prestazione lì, e quindi poi dopo il secondo tempo mi sono un po', tra primo e secondo tempo mi sono un po' arrabbiata e lì è uscita la squadra, però non deve più succedere questa cosa di concedere un tempo. Sì, purtroppo no, io non credo nell'approccio, il problema è stato proprio la paura loro di una squadra secondo loro forte, ma noi ci si gioca con tutte, no, non c'è forti, non c'è deboli, ci si gioca con tutte le partite, perché le partite iniziano tutte dallo 0-0 e anche noi siamo una squadra forte in cui ci si può lottare ogni partita e questa partita l'abbiamo dimostrato. Quello che purtroppo mi rammarica sempre è aver concesso questo primo tempo per aver paura degli avversari. Questo non deve più succedere, perché se no sono cavoli. Per quanto riguarda invece Saranazzoni e Palotadei, sono contentissima di come sono entrate, ma sono ragazze che comunque meritano e hanno visto, e abbiamo tutti visto anche oggi, che ci possono stare, quindi sono veramente contenta per loro. Clara è un portiere comunque giovane, perché ricordiamoci è sempre un 2004, quindi ci può stare che si può commettere anche qualche errore. Noi chiediamo personalità e quella l'ha avuta oggi anche tanta, e quindi sono contenta della prestazione che ha fatto, ma come dicevo sono contenta della prestazione che ha fatto tutta la squadra nel secondo tempo, meno quella del primo purtroppo.